E ora la pagina sportiva con me in studio Massimo Profeta per fare il punto su questo Pescara ad alta quota, ma ci sono brividi e vertigini in Casa Biancazzurra. Dici tutto, Massimo. Buon pomeriggio a te, a tutti gli amici di Visione all'ascolto. Io dico sempre, anche agli amici conoscenti, siamo all'inizio dell'inizio, però questo è un inizio promettente, insomma, lo dobbiamo dire senza tema di essere smentiti. 10 punti in 4 partite. Adesso ci saranno 3 gare in 7 giorni e sarà già un primo momento, secondo me, importante della stagione, perché il Pescara affronterà il Perugia, che è una delle squadre accreditate alla vittoria finale. Non è partita benissimo la formazione umbra, rientra Montevago che è un ottimo attaccante, 3 gol nelle prime 5 partite, assenti ancora Dell'Orco, Silla e Lewis, quindi ci sono delle defezioni pesanti nel team umbro. Poi ci sarà questo scontro con l'Entella giovedì 26 settembre, sarà il posticipo del primo turno infrasettimanale previsto dal calendario, 20:45, poi di nuovo in casa il lunedì 30 settembre contro la Matricola. Carpi, che sta facendo bene, una delle squadre imbattute finora in questo primissimo scorcio. Tra l'altro il Carpi ha anche battuto il Perugia per 2-0. Beh, il Pescara sta vivendo un ottimo momento, c'è Ferraris, questo ragazzo che è stato un po' la rivelazione di questo inizio campionato, perché ecco, vediamo proprio il gol importantissimo, quello del pareggio contro la Pianese. Stare sempre al posto giusto nel momento giusto, il fiuto del gol, è molto rapido, è cattivo sotto porta, è letale, potremmo dire così. È un giocatore che sinceramente pensavamo che potesse fare panchina, sta facendo panchina, però ogni volta che entra lascia il segno. Baldini è entrato nella testa dei giocatori, l'abbiamo detto più volte già dall'inizio della stagione, da qualche settimana, ha fatto breccia anche nel cuore della tifoseria, è un grande comunicatore, non c'è dubbio alcuno. E poi sa fare l'allenatore, che è la cosa più importante, perché insomma non sbaglia una sostituzione, è sempre bravo, insomma è sempre reattivo, legge bene la partita, lo ha fatto anche nell'ultimo match con la Pianese con 3 sostituzioni che hanno dato quel quid in più alla squadra, soprattutto all'inizio del secondo tempo. È stata una partita sinceramente complicata per via dell'infortunio, che ci può stare, non dobbiamo demonizzare nessuno, ci può stare che anche Pellacani sbagli, e quindi è partita male, diciamo, questa partita, però il Pescara ha avuto la grande forza di ribaltarla, sebbene al 93esimo, sebbene su autogol di Pacciardi, sfortunato nella circostanza, ma anche in quell'occasione, rivedendo le immagini, Carmine, è stato molto bravo Ferraris. Mi vorrei proprio soffermare, perché sul calcio d'angolo di Moruzzi, Ferraris va a disturbare Remy e praticamente non gli fa toccare il pallone, guarda lì, si mette davanti a Remy, la palla passa, altrimenti se non ci fosse stato, diciamo, il contrasto, questa azione di contrasto appunto di Ferraris sul difensore, l'azione sarebbe terminata e probabilmente non sarebbe arrivato il gol sotto forma di autogol molto sfortunato di Pacciardi. Quindi diciamo che le impressioni sono molto positive e siamo soltanto all'inizio, ripeto, e quindi non è giusto neanche esprimere un giudizio compiuto, però ripeto ancora una volta e ribadisco, le prime impressioni sono molto positive. Ecco, cerchiamo sempre però il pelo nell'uovo, ovviamente, perché diciamo bravissimo, l'hai sottolineato tu, nel leggere la partita, nell'azzeccare le sostituzioni, ma questo vuol dire che ci sono già dei titolarissimi, quindi una difficile gestione dei problemi di abbondanza. Per fortuna tutti stanno bene in casa Pescara, sì. Può essere questo un tema all'orizzonte delle prossime settimane? Può essere un tema relativamente, perché secondo me Baldini ha le idee chiare, lo ha già dimostrato. Tra l'altro torneranno a disposizione sia Tugno che Vergani, Vergani soprattutto, che aveva cominciato molto bene, aveva dato dei segnali di vitalità rispetto agli ultimi 2 anni. Io non credo che possano esserci problemi di gestione dello spogliatoio, perché Baldini sa toccare proprio le corde giuste di tutti i giocatori, lo ha dimostrato in questo inizio di campionato, e quindi credo che non ci siano problemi sotto questo profilo. Del resto, chi non voleva stare in questa avventura del Pescara è sceso dalla scialuppa, come esatto, si dice, attraverso una scialuppa, sì, dalla nave, è e vero. Baldini non è stato implicito nel dimostrato. Bene, grazie Massimo. Grazie a te.